Assolutamente sì, io devo dire che appunto quando c'era mia fama io ero spaventata, avevo paura di tutto questo, quindi l'idea anche di andare in un paese e vivere da persona completamente normale e riuscire a mimetizzarmi era, insomma, era fondamentale. Non a caso ho ritardato molto questa cosa, e quando sono, forse è una questione anche di maturità, di capire che questa cosa qua è il bello del tuo mestiere e non ti deve spaventare, per cui, però sì, è totalmente diversa. Però io devo dire che sono molto contenta, anzi ti ringrazio tutti, perché io ho un pubblico meraviglioso, non c'ho mai avuto nessuno che era quello che mi spaventava. Che mi assale o che è volgare o che mi non so come dire, ci sono mille situazioni. Invece no, io ho sempre persone molto rispettose, delicate, mi fanno i complimenti quasi imbarazzati, quindi quello mi fa molto piacere. È vero che deve avere una maturità per capirlo, perché sennò io vedo tanti miei colleghi che a volte trattano male il pubblico e tutti dicono: ah, ma quanto è stronzo questo? E non è una questione di essere stronza, è una questione che hai paura, perché improvvisamente ti senti al centro dell'attenzione, noi attori, è vero che siamo egocentrici, ma quando siamo sul set, poi nella nostra vita non siamo così egocentrici, siamo piuttosto riservati, perché, boh, non so perché, siamo fatti così la maggior parte. E quindi tutto questo ti spaventa. La televisione è all'ennesima potenza, perché comunque entrano nelle case delle persone, quindi, però è carino, perché ti parlano come se fossi il suo vicino di casa, cioè una persona ormai ti conoscono, quindi non sono astiosi, sono tutti amici, so per Ti è mai capitato che ti chiamano poi con il nome del personaggio che stai interpretando in questa serie o in quell'altra? Mi è capitato con Tutti i pazzi per amore. Con Tutti i pazzi per amore ogni tanto c'era qualcuno per strada che diceva: Laura, Laura! E io non mi giravo perché non è che avevo negato la cosa. Poi quando mi chiamano Rocca, la Rocca, mi chiamano la Rocca, non so perché. E quindi sì, però solo lì, no? Per esempio sulla grande famiglia, Chiara non mi chiamano mai. No, adesso mi chiamano per il cognome. Senti, tra le altre cose televisive, una che credo che abbia dato molte soddisfazioni, anche se è uno dei riconoscimenti critici importanti, è Da Sciamo. Ecco, quanto è più difficile interpretare un personaggio che è realmente vissuto, che magari le persone che poi ti vedranno hanno anche perfino visto e conosciuto nella loro vita? Questa è la cosa più difficile, interpretare dei personaggi che sono esistiti e non solo che sono esistiti, che ognuno conosce la sua storia e che ognuno ha una visione di quel personaggio. Per cui io mi ricordo con Enda Ciano, ma anche con Mafalda di Savoia, che è un'altra cosa di un personaggio esistito, ero terrorizzata perché avevo paura di deludere la visione degli altri. Tanto è vero che all'inizio con Enda Ciano addirittura io guardavo le foto e dicevo: no, ma non gli assomiglio, c'ha gli occhi neri, fatemi mettere le lenti a contatto scure, c'ha gli occhi neri. E lui mi diceva: ma cosa ce ne frega degli occhi? In un certo senso ha ragione, nel senso che poi non puoi essere la copia di quel personaggio, è l'interpretazione di quel personaggio. Però è vero che all'inizio sei terrorizzato. Con Enda Ciano, devo dire, è stato fondamentale fare il film a Lipari, dove appunto si svolgeva la storia, perché lì c'erano veramente i testimoni, cioè c'erano delle persone che l'avevano conosciuta e che quindi mi raccontavano come si muoveva, da che bar passava, che aveva anche segnato, infatti io nel film bevo parecchio, nei bicchieri c'era acqua, però no. E quindi attraverso tutti questi racconti devo dire che ho creato piano piano quotidianamente quel personaggio. E la stessa cosa per Mafalda. Per Mafalda ho letto diversi libri, perché poi c'erano libri anche inediti, famiglia, testimonianze, queste cose qua. E quindi poi. Però quello è il bello di questo, è la sfida.